Mirella Tognolo, chef del ristorante Faresini. Siamo in terra di Torresani. La specialità del ristorante non sono solo i torresani, ma sono altre galupperie. E con la signora ce li facciamo raccontare. Ho preparato il piatto tipico di Breganze, che sono le tagliatelle al toresan, la pasta fatta in casa, fatta da noi. Come secondo piatto ho preparato un filetto di maialino con torcolato e zenzero, il torcolato che è il vino passito di Breganze, che è il vino tipico, e un petto di d'anatra al pino nero. Il dolce, una crema vaniglia con ristretto al torcolato e un muffin al torcolato con l'uvetta messa a bagno sempre nel torcolato con schegge di mandorlato. Tradizione della famiglia sono anche i salumi. Siamo con Manuel. Manuel è la persona che prepara questi magnifici salumi che vediamo qui e sono quattro tipologie diverse. Se ce le vuole spiegare. Allora abbiamo qui in centro il salame fresco, mentre abbiamo la soppressa, l'osso collo e la pancetta. Sono stagionati, hanno circa dai 12-14 mesi di stagionatura, mentre il salame, ha circa 40 giorni ed è buono sia servito, così crudo oppure anche molto buono, ancora per qualche settimana alla brace. Ristorante di tradizione questo, ristorante di tradizione in cucina, ristorante di tradizione sui vini, perché la famiglia è da molto tempo viticoltore e conferitore della cantina, e con Daniele cerchiamo di conoscere quali sono i vini che vengono serviti. Noi appunto siamo già produttori e conferitori della cantina sociale Beato Bartolomeo da lunga data, in quanto il nonno era uno dei soci fondatori. Quindi abbiamo mantenuto questa tradizione, ampliandola anche adesso con una nostra piccola produzione, però in altra DOC, quindi ci spostiamo sul DOC Treviso con il Prosecco. I vini che abbiamo usato oggi nei piatti sono stati il Pino Nero per il petto d'anitra, Pino Nero Savado della cantina Beato Bartolomeo, un vino magari non molto tipico qui nella zona, non sono molti i produttori che lo fanno, ma un vino che in questo territorio sicuramente non ha l'eleganza dei vini dei Pino Neri dell'Alto Adige, però dà un po' più corpo, un po' più struttura, che in cottura ci dà un po' più sostanza nel piatto. Poi abbiamo usato il torcolato per il filetto di maialino con lo zenzero appunto, e un po' di miele, perché il contrasto appunto tra lo zenzero, questa radice un po' piccante, un po' anche diciamo dei profumi un po' anche agrumati, e il contrasto poi con il torcolato ci crea in realtà questo bel abbinamento che dà un po' di rotondità al piatto. Torcolato che poi è stato usato anche nel muffin, sia per mettere a bagno l'uvetta, sia poi per fare un ristretto per la crema.